Rispetto alla scorsa lezione, passiamo da una trattazione semiclassica o semiquantistica, una trattazione più rigidamente, più rigorosamente quantistica. Ora, è chiaro che un'analisi completa, rigorosa, meccanica quantistica richiederebbe tempi più lunghi, ma soprattutto una matematica più articolata, più complessa. Però, insomma, cercherò di rendere gli argomenti piuttosto trattabili. Quando ci sta qualche cosa di delicato la butto sotto al tappeto, se si può buttare, e quando invece le cose sono analizzabili le vedremo insieme. In particolare cercherò di farvi vedere con un esempio specifico come agisce, come opera la meccanica quantistica e da questo esempio verranno fuori alcune cose che stanno scritte anche là dentro, ne abbiamo discusso l'altra volta. Quando uno fa quello che abbiamo visto l'altra volta, rischia di fare un elenco, una enumerazione di fatti sperimentali che sono un attimo là buttati a caso, non hanno troppa coerenza, si perde tempo e quant'altro. Ora, da un certo punto di vista lei ha sicuramente ragione, perché si tratta di indagare fenomeni quantistici con strumenti non quantistici, le cose certamente non funzionano, e questo è vero. Però ognuno degli esperimenti che abbiamo discusso la volta precedente, la volta scorsa, necessariamente per trovare la sua completa comprensione richiede strumenti quantistici, quindi è utile vederli. Anche perché uno in qualche modo, con la chiacchierata che faremo oggi, può giustificare quello che ha visto la volta precedente. Faccio un esempio. Modello di Bohr. L'atomo è stabile perché l'ho detto io. Perché l'atomo è stabile non è una grande soddisfazione perché l'ho detto io e quindi ho imposto questa cosa. Quello vedremo stasera, vedremo in qualche modo perché è stabile, quindi è importante capire questo fatto. E quindi è importante Thomson e quant'altro. Quindi la rilevanza di quegli argomenti sta nel fatto che ognuno di quelli presenta un vulnus, un problema che la meccanica classica non riesce, o la fisica classica non riesce a spiegare. Quindi è opportuno analizzare quegli argomenti. Chiaramente. Non significa impostare tutto il corso su quegli argomenti, questo ci mancherebbe, però almeno gli aspetti cruciali, fondamentali, a mio parere, è importante focalizzarli. E qua, per esempio, c'è scritto: alcune variabili fisiche possono assumere valori discreti. Allora vedremo con un esempio specifico come alcune variabili fisiche, l'energia, assume valori discreti, considerando proprio un esempio specifico. Questa sarà la cosa importante. Ora, dov'è il problema fondamentale che uno incontra quando fa meccanica quantistica rispetto alla fisica classica? Beh, il problema fondamentale sta nella seconda voce, dualismo onda-corpuscolo. Cioè, quello che accade è che voi perdete in una trattazione quantistica la vera natura delle particelle o la vera natura della radiazione. È qualcosa di più vago, di più confuso. E come dicevo l'altra volta, porsi il problema se una pallina è una pallina o un'onda, o viceversa, se l'onda ha comportamenti di pallina, è un problema fuori luogo. Quello che fa la natura lo decide la natura, in base alle circostanze, e decide di comportarsi da pallina, da onda, a seconda delle circostanze. Quindi è un problema mal posto questo. Però quello che conta fare è mettere su una teoria che abbia, in maniera intrinseca, questo tipo di dualismo. E c'è però un altro aspetto importante che bisogna considerare, cioè nel momento in cui noi mettiamo su una nuova teoria, che è la meccanica quantistica, in qualche modo dobbiamo rivedere rispetto ai postulati della fisica classica, la meccanica classica, che cosa ci teniamo e che cosa buttiamo via. Voi qualcosa avete già visto col professore Lambiase, quando avete introdotto la meccanica relativista, vi siete accorti che oltre ai principi canonici, relatività, principio di inerzia, siete stati obbligati ad assumere che la velocità della luce è c in ogni sistema di riferimento inerziale. Senza questa assunzione, ve lo scordate di calcolare determinate trasformazioni di Lorentz e quindi la nuova equazione del moto. Qualcosa del genere accade anche in meccanica quantistica. Quindi accanto all'equazione del moto che va modificata occorre una qualche altra assunzione. Questa assunzione è un'assunzione intrinseca, è un principio, che è il principio di indeterminazione. Quindi io posso formulare una teoria quantistica mantenendo il principio di relatività, principio di inerzia, butto via l'F uguale ma perché non funziona più l'F uguale ma, però devo aggiungere questo nuovo principio. Vabbè, cercheremo di discutere, vi farò vedere più avanti come questo tipo di approccio è un po' diverso rispetto alla meccanica relativistica. Tiene qualche problema più delicato che rende, anche a mio modo di vedere, la meccanica quantistica più, per certi versi, più debole rispetto alla formazione relativistica e quella classica. Detto diversamente, può essere che la meccanica quantistica
venga formulata in maniera diversa rispetto a come ce l'abbiamo attualmente. Questo è il dubbio finale. Cioè, non è detto che questo è il modo più profondo di scrivere la meccanica quantistica. Questo è un modo. Probabilmente esiste un modo più generale, che io non conosco nessuno al momento, che probabilmente è il caso di implementare. Però lo vedremo più avanti in questa chiacchierata. Allora, detto questo, io adesso vado rapidamente. Queste più o meno sono cose, vabbè, che trovate là sulle note. Prima cosa, la meccanica quantistica ha un substrato matematico più complicato rispetto a quelli che sono i substrati, per così dire, la base matematica, diciamo diversamente, le conoscenze matematiche rispetto alla fisica classica e rispetto anche per certi versi alla meccanica relativistica. Come vedete là dentro, un contesto più generale basato sul formalismo degli spazi di Hilbert. Questo rende le cose più complicate. Allora, uno non si può permettere di avviare un discorso di meccanica quantistica ai ragazzi con questo tipo di approccio. Però quello che cerco di farvi capire è che, guardate, c'è una condizione particolare, perché la quantistica è pure disgraziata per la matematica, non è una matematica agevole, è una matematica più sofisticata, che chi si è laureato in matematica, chi si è laureato in fisica più o meno ricorda aver fatto, ma si ricorda anche sono argomenti almeno di terzo anno, quindi è una matematica sofisticata. La matematica che uno implementa per la meccanica classica è la somma di vettori. F uguale MA, mi calcolo A se conosco F, ma F sono più forte, sommo i vettori e l'ho fatto. Oppure gli oggetti che ruotano, sommo i momenti delle forze e mi calcolo quanto vale l'evoluzione del tempo del momento angolare, sommate vettori. Se fate termodinamica, fate qualche derivata parziale, perché avete funzioni di più variabili, ma più di questo non fate. Se sapete fare le derivate semplici, sapete fare anche le derivate parziali, non è molto complicato. L'elettromagnetismo sono essenzialmente integrali. Il teorema di Gauss è un integrale, il teorema di Ampère è un integrale. Due dimensioni, tre dimensioni di linee di superficie, ma non andiamo per i soldi, comunque sono integrali. La meccanica quantistica invece ha qualcosa di più sofisticato, perché indaga questi oggetti, il substrato sono spazi di Hilbert. Ma questo è solo un aspetto, c'è un altro aspetto ancora più delicato che attiene proprio alla meccanica quantistica e non alla fisica classica. Qual è l'aspetto? Allora, se io voglio descrivere il moto di un oggetto in fisica classica, che cosa faccio? Io ho questo oggetto, lo lascio cadere, come faccio a determinare l'evoluzione nel tempo? Vabbè, dico che parto da un'altezza 1,5 metri e lo lascio, quindi V con 0 uguale 0. Quindi se io fisso X0 e V con 0, so esattamente che cosa fa questo oggetto, ma lo so sempre, per ogni istante di tempo, in maniera certa, come si dice, in maniera deterministica. Quindi se io conosco posizione e velocità in qualche istante, conosco tutto. Quindi lo stato classico è uno stato individuato da posizione e velocità. Per me quindi lo stato è questo. Cioè significa, sono in grado di individuare il sistema come posizione e velocità. Questa cosa è una cosa ovvia, perché F uguale MA contiene come incognita la derivata seconda del vettore posizione. Derivata seconda. Quindi io ho due costanti che me le posso giocare facendo la derivata seconda, e quindi sono le due costanti. Posizione e velocità a un qualche istante. Quindi conosco tutto. Come faccio a fare termodinamica? Gas ideale, giusto per capirci, è il caso più semplice. Datemi il volume, datemi la temperatura, conosco la pressione e viceversa. Insomma, datemi questi parametri macroscopici, io vi so dire esattamente che cosa fa il mio sistema e come evolve. Quindi lo stato è individuato da pressione e volume. Un punto nel quarto di piano, il piano di Clapeyron, che è un quarto soltanto, un punto vi dà lo stato. E sapete che cosa cambia da stato a stato attraverso delle trasformazioni? Ma è un passaggio di stati, tutto perfettamente noto. E se uno va a fare elettromagnetismo, che deve fare? Il problema, vi do le cariche, vi do le correnti, calcolate il campo elettrico e il campo magnetico. Quindi, se uno conosce il campo elettrico e il campo magnetico, conosce tutto per quanto riguarda l'elettromagnetismo. Badate bene che tutto quello che sto dicendo ora si riferisce a vettore, posizione e velocità, misurabili. Volume e temperatura, volume e pressione, pressione e temperatura, misurabili. Campo elettrico e campo magnetico, misurabili. Sono tutte quantità che individuano questi vari stati in questi vari contesti in maniera certa, perché li misurate. Poi non li misurate, sono fatti vostri. Noi non misuriamo mai la gittata del motore Pratt, però sappiamo che è quello. E dunque, se uno conoscesse la velocità iniziale e posizione iniziale, saprebbe dove va a finire. Ma non lo misurate, perché non avete questo bisogno. Sapete che è certo così. Così in termodinamica, ti do il volume e la pressione, sai qual è la temperatura, sai che cosa accade. Però voi non li misurate. Però sono tutte queste grandezze che entrano in gioco, sono grandezze fisiche, quindi misurabile. Il problema del campo quantistico è che nel momento in cui avete perso l'identità della pallina, non avete la certezza
nell'identità della pallina, cioè non sapete dove sta, come sta, velocità e posizione. Questo rende più vago il concetto di stato in meccanica quantistica, più etereo, meno accurato, nettamente più, meno accurato. E quindi quello che uno deve fare in questo caso, per mettere su una teoria, è una teoria che purtroppo ha intrinsecamente una vaghezza nelle condizioni per individuare lo stato del sistema. E infatti lo stato in meccanica quantistica, eccolo qua, è individuato da questo oggetto, da una funzione d'onda. Facciamo un passo indietro. Funzione d'onda mi individua lo stato del mio sistema. Per fare la meccanica quantistica mi serve un principio di sovrapposizione e poi un principio di indeterminazione. Che cosa sono queste tre cose scritte là? Queste tre cose scritte là sono esattamente i principi della meccanica rivisti in ambito quantistico. Cerchiamo di capire perché. Funzione d'onda. Funzione d'onda vi dà lo stato del vostro sistema. È un F uguale MA. Quindi la funzione d'onda è figlia di un secondo principio che devo scrivere. Quindi se io conosco la funzione d'onda, conosco l'F uguale MA per la meccanica quantistica, cioè l'equazione di Schrödinger. Quindi la prima cosa scritta in rosso è strettamente legata all'equazione del moto. L'equazione del moto qual è? L'equazione di Schrödinger. Secondo principio della meccanica quantistica. Principio di sovrapposizione, questa è più delicata, è una cosa sottile, subdola. Che significa principio di sovrapposizione? Beh, innanzitutto principio di sovrapposizione significa A soluzione del mio problema, B soluzione, combinate A e B in qualche modo e ancora soluzione del vostro problema. Dal punto di vista formale, che cosa implica il principio di sovrapposizione sulla vostra equazione del moto? Implica la linearità dell'equazione del moto. Ma perché ci vuole la linearità? Non è che ce l'ha detto il medico che ci vuole la linearità, e non è nemmeno un caso che F uguale MA lineare, l'equazione della termodinamica sono lineari, l'equazione di Maxwell sono lineari, l'equazione di Schrödinger sono lineari, e sono anche lineari le equazioni di Dirac, di Klein-Gordon, quelle della teoria quantistica di Dirac, sono tutte lineari. Per quale motivo? Perché c'è un principio là sotto, più importante, però anche dell'equazione di Schrödinger, anche di F uguale MA, che è il principio di relatività. In ogni sistema di riferimento inerziale, i sistemi si muovono uno rispetto all'altro con velocità v, voi comunque fate un esperimento, non siete in grado di capire se vi state in quiete o state in moto. Quindi significa che non sapete se la condizione di quiete e di moto, quindi se mettete una nave, sigillate la nave e vi muovete a velocità costante, questo diceva Galileo, siete in grado di capire se la nave si sta muovendo o meno. Quindi significa che le leggi e la fisica sono le stesse sia se state in quiete oppure se muovete a velocità costante. Ma questa condizione, dal punto di vista formale, si traduce un principio di linearità. Perché? Facciamo un esempio. Supponete di avere un moto rettilineo uniforme, x uguale v per t, lineare. E supponete che la legge di trasformazione non sia lineare, sia quadratica. Significa, andate nel sistema accentrato, avete x è proporzionale non a t, ma a t al quadrato. Quindi avete un moto rettilineo uniforme da una parte e un moto uniformemente accelerato dall'altra. Non può essere. Perché se è così, voi potete sempre capire che si sta muovendo dove il moto è uniformemente accelerato. Non si può fare. E quindi equazione lineare deve andare lineare, moto lineare in moto lineare. Non potete cambiare le condizioni di moto attraverso una legge di trasformazione non lineare. E quindi il principio di sovrapposizione sottende il principio di relatività. Quindi quando dico sovrapposizione sto dicendo principio di relatività, che è il principio zero di qualsiasi legge fisica, qualsiasi teoria fisica. Se non vale il principio di relatività, non vale niente. Buttiamo via tutto, ce ne andiamo e abbiamo finito. E io, insomma, mi stanno pagando da diversi anni all'università in maniera falsa perché non esiste la fisica. Quindi quel principio è un principio sicuramente valido, quello di relatività, che implica il principio di sovrapposizione. Principio zero, questo qua, questo è il secondo principio. Principio di determinazione, bene, il principio di determinazione è qualcosa di sottile, perché è qualcosa che nella fisica classica non esiste. Classicamente avete principio di relatività, principio di inerzia F uguale MA. In meccanica quantistica avete principio di relatività, principio di inerzia, equazione di Schrödinger, più principio di indeterminazione. È un qualcosa in più. Va aggiunto il principio di indeterminazione. Così come va spiegato il professor Lambiase, va aggiunto che C è uguale a C. Che la velocità della luce è la stessa in ogni sistema di riferimento inerziale. Se non c'è quella, non ricavate la trasformazione di Lorentz. E quindi non potete tirar fuori l'equazione dell'F uguale a MA relativista. Quindi, per poter funzionare, queste teorie hanno bisogno di un principio bis, che non c'è nella fisica classica. Il principio bis, in meccanica quantistica, è il principio di indeterminazione. D'accordo? Bene, fatto questo, stabilito che la mia informazione è piuttosto vaga per quanto riguarda lo stato, devo capire come calcolare questa funzione che definisce lo stato del mio sistema. Questa funzione si chiama funzione d'onda. Quindi tutto sta nella funzione d'onda, che mi individua lo stato quantistico. Bene, già detto questo, finito qua, vi rendete conto che io non ho più una grandezza misurabile,
è una funzione della posizione del tempo, complicata e complessa, complessa nel senso appartiene al piano complesso, a partire dalla quale deve ricavare le informazioni misurabili. Quindi l'oggetto psi non è misurabile, non ha nessun significato fisico. Quindi mentre prima io avevo lo stato individuato posizione e velocità misurabili, pressione, volume, campo elettrico, qua lo stato individuato è un oggetto non misurabile. Questo rende la teoria molto più vaga, ma molto più complicata dal punto di vista formale. Perché? Che io devo calcolarmi questa P attraverso psi, attraverso l'equazione del moto, e da questa ricavare tutte le condizioni, le grandezze dinamiche che a me interessano. Quindi è un processo più sofisticato, nettamente più sofisticato. Solo per curiosità, il principio di sovrapposizione in maniera più sofisticata dal punto di vista matematico si può dire che è un principio che dice che l'insieme delle soluzioni forma, la butto lì, vediamo se siete d'accordo, uno spazio vettoriale. Cioè avete oggetti della stessa natura, li mettete insieme e avete un oggetto ancora dello stesso tipo, uno spazio vettoriale. E quindi le funzioni d'onda fanno parte di uno spazio vettoriale. Cioè è più complicato ora, perché non avete i vettori, li sommate ad un vettore come la somma delle forze. Quindi sono oggetti che formano uno spazio vettoriale, quale? Quello di Hilbert. Ecco la complessità, d'accordo? Allora, chiaramente uno non si preoccuperà assolutamente di dire che è uno spazio di Hilbert, ragazzi, ma io sto dando a voi un frame, un sistema di riferimento un po' più ampio. Allora, il tutore è una funzione d'onda. Che me ne faccio la funzione d'onda? Ed ecco qua che cosa me ne faccio la funzione d'onda. Questa cosa che sta scritto qua sotto. Questa è l'assunzione di Born sulla funzione d'onda. Cioè Born dice, tu prendi la funzione d'onda, ne fai il modulo quadro e moltiplichi per dr. Dr è l'elementino di volume. Quell'oggetto tutto insieme che cosa ti dà? Ti dà la probabilità che al tempo t la tua pallina si trovi in una regione intorno a r di raggio dr. Quindi una sfera di raggio dr intorno al punto r, una probabilità di presenza. Questa è l'informazione della funzione d'onda, modulo quadro, non della funzione d'onda. Quindi diffidate di chi dice che la funzione d'onda è realtà fisica. Non ha realtà fisica, perché per esempio è una funzione complessa. Io qua faccio il modulo quadro apposta. È un oggetto complesso, non è misurabile, questo è ben noto. Non è misurabile significa che non esiste relazione d'ordine. Non potete stabilire tra il numero 3 più i e 5 meno i chi è più grande e chi è più piccolo. Non esistendo relazione d'ordine, grandezze fisiche misurate attraverso il confronto, non potete confrontare oggetti non confrontabili. Quindi non va a farsi bene, quindi non è un oggetto fisico. Il modulo quadro ha questa probabilità di presenza. Bene. Detto questo, possiamo immediatamente, non vi faccio l'interrogazione, però possiamo provare a costruire le proprietà di questa funzione. Che proprietà deve avere affinché questo oggetto, psi modulo quadro in dr, sia un oggetto che dia una probabilità. Allora, prima cosa, dal punto di vista funzione, uno si deve aspettare fisiologicamente se la funzione è continua. Perché deve essere una funzione continua? Perché se la funzione non è continua, fa un salto. Ma se fa un salto significa che da questo lato la probabilità è un numero, da quest'altro lato è un altro numero. No, questo faccio solo col segno, è semplice qua. Quindi non potete avere una probabilità a destra diversa da quella a sinistra, beh, non ha proprio senso, quindi deve essere continua. Quindi la prima cosa che richiedete la funzione d'onda, la continuità. Quindi sarà complicata a piacere, ma aspettate la continuità. Non vi aspettate la derivabilità, perché non è necessario, potrebbe anche non essere derivabile. Al momento ci basta la continuità. Che cosa vi aspettate come altra cosa importante? Che essendo una probabilità non debba divergere, perché non va, cioè, se questo oggetto diverge, come, la probabilità infinita non tiene senso. Quindi vi aspettate che sia limitato, quasi ovunque, abbiamo detto una cosa un po' più sofisticata, insomma che sia ovunque limitato, che non diverge. Quindi vi aspettate una funzione continua e limitata. Vi aspettate che come funzione complessa, questo è un po' più delicato, sia una funzione a un sol valore. Non può avere una funzione, vi ricordate, andate indietro la memoria, i piani di Riemann, i fogli di Riemann. E questo significa che se vi muovete in verticale, per quel valore avete diversi valori della funzione, non può essere. Quindi non vi aspettate nemmeno una cosa del genere. E vi aspettate, come ultima cosa, che se voi fate l'integrale di questa funzione su tutto R, l'integrale faccia 1. Perché? Qual è la probabilità di trovarlo dovunque? Esattamente, perché io sto considerando le varie probabilità. La mettiamo su tutto lo spazio, la probabilità da qualche parte starà, non so dove, ma starà, e quindi certamente facciamo che sia normalizzabile, come si dice. Può anche non fare uno, l'importante è che non diverga, perché poi dividete questo numero e va parate sempre. Quindi vi aspettate tutto questo. Bene, lo spazio di Hilbert e lo spazio delle funzioni, come si dice, a quadrato sommabile, cioè le funzioni che fate l'integrale e le sommate, e vi dà un integrale finito. Si dimostra che questi sono spazi di Hilbert, sono sommate funzioni
a quadrato sommabile ed ancora funzione a quadrato sommabile. Questa è una cosa molto molto particolare che vale solo le funzioni a quadrato sommabile, è una cosa particolare. E quindi queste sono le condizioni che richiedete a questa funzione d'onda. Quindi comunque uno costruisce un problema di Schrödinger, deve verificare queste condizioni, la continuità, la limitatezza e poi che fate l'integrale. L'integrale non deve divergere. Può essere anche finito, perché se l'integrale fa 5, dividete per radice di 5, quando fate il quadrato vi fa 1, avete fatto. L'importante è che non diverga. D'accordo? Allora, queste sono le condizioni fondamentali. Allora, giusto per chi ha un po' più come dire, valenze matematiche, interesse matematico. Allora, prendiamo una funzione, 1 su x quadro. 1 su x quadro, se andate a fare l'integrale a 0, questa vi diverge. E non va bene. Però se fate l'integrale è finito. Quindi questa non vi va bene, perché pur essendo a quadrato sommabile, certamente vi diverge, la dovete buttare. Quindi vi servono tutte e due le cose. Cioè, il fatto che sia quadrato sommabile non necessariamente implica la sommabilità o viceversa. Se è sommabile non è detto che va bene perché quello può divergere. Vi servono tutte, non sono la stessa cosa, sono diverse. D'accordo? Prendete uno su radice all'infinito pure vi va bene. Ne fate il quadrato a 1 su x. 1 su x è la funzione più disgraziata che ci sta, è il logaritmo. Integrate il logaritmo vi diverge, all'infinito vi diverge, a 0 vi diverge, schifezza di funzione. Quindi non vi va bene. Quindi le due cose devono viaggiare insieme, la limitatezza con il quadrato sommabile, non è la stessa cosa. Va bene, detto questo, vabbè, queste sono scritte qua dentro, questa è la condizione. Alla fine, come vi calcolate la funzione d'onda? Naturalmente, se avete dubbi e perplessità, basta che fate domande e cerco di rispondere, se vi so rispondere. A questo punto, che cosa accade? Che devo scrivere il secondo principio della dinamica. Il secondo principio, principio significa principio, che vi è calato dall'alto, non ci potete fare nulla. Potete provare a fare pseudodimostrazione. Se prendete i libri di meccanica analitica, trovate pseudodimostrazione dell'equazione di Schrödinger. La cosa migliore è postulato. L'equazione di Schrödinger è questo, punto. Come F uguale ma è un postulato, così questo è un postulato. Qual è la valenza del postulato? La valenza è nei risultati che ottengo. Se i risultati sono coerenti con questo tipo di postulato, mi va vale. Altrimenti lo butto via. Ma questo è il motivo per il quale è nata la meccanica relativistica, che non andava bene F uguale ma a alte velocità. Questo è il motivo perché va bene questa, perché questa non contiene informazioni sul microscopico, che l'F uguale ma non conteneva. D'accordo? Quindi questa è l'equazione di Schrödinger. Allora, io l'ho solo scritta, questa cosa qua, per dire, chi sono questi oggetti? Questi oggetti sono derivate parziali, quindi avete derivata parziale di psi rispetto al tempo, quindi l'equazione differenziale con derivata parziale rispetto al tempo. L'oggetto qua è il nabla al quadrato, sono derivate seconde rispetto a x quadro, più derivate seconde rispetto a y quadro, più derivate seconde rispetto a z quadro, laplaciano. Quindi qua avete un'equazione differenziale, le derivate parziali di primo grado temporale, di secondo grado rispetto al tempo, si chiama un'equazione di derivate parziali tipo parabolico, insomma un nome complicato. Qual è la caratteristica dell'equazione differenziale di questo genere? Che non ammette un teorema di esistenza e unicità, come il teorema di Cauchy per le equazioni derivate totali. Sì, funzione di singola variabile reale o vettoriale. Queste hanno questa patologia. Non esiste un teorema di esistenza e unicità, per cui le soluzioni dovete trovare caso per caso. Allora, il matematico che cosa farebbe? Il matematico direbbe, devo risolvere questa equazione differenziale. Mi vado a vedere qual è lo spazio nel quale voglio cercare queste soluzioni, che deve essere uno spazio vettoriale. Il matematico si avvia per questo problema, si impantana qua dentro e non trova le soluzioni perché non trova lo spazio vettoriale, che è una cosa complicata. E quindi la soluzione me la fornisce dopo 10 giorni. Il fisico ci butta la soluzione, incrocia le dita, se va bene ha trovato la soluzione, punto. Ed è così che conviene fare per trovare le soluzioni, altrimenti se uno va a cercare lo spazio di Hilbert nel quale le funzioni d'onda formano la base di questo spazio di Hilbert, non ne uscite fuori. Detto diversamente, la ricerca in analisi funzionale, chi ha fatto matematica sa di che cosa sta parlando, si rivolge non a queste equazioni, ma a equazioni di questo genere, a trovare le soluzioni e lo spazio nel quale quelle soluzioni dell'equazione differenziale e derivate parziali. Perché non esistendo un teorema di esistenza e unicità, devi esibire la soluzione. Ecco, questo è il punto. Il punto è anche un altro, che non è detto che la soluzione sia unica. E vabbè, questa è un'altra storia, un altro problema. Dal punto di vista derivate parziali, quindi avete questa patologia. Ma d'altro canto, andate indietro con la memoria, quando voi avete invocato il teorema di esistenza e unicità di Cauchy, vi ha aiutato in qualche modo a trovare la soluzione? No, perché è il teorema più inutile del mondo, perché vi dice, guarda, se tu la soluzione la trovi, è sicuramente unica, ma non ti dice come trovarla.
Quindi questo è il problema del teorema di esistenza e unicità. Qua addirittura non esiste neanche il teorema di esistenza e unicità. Quindi trovi una soluzione, incroci le dita e ti auguro che vada bene. E infatti alcune soluzioni non vanno bene, ma uno se ne accorge a posteriori, il fisico si accorge sempre a posteriori. Separa le variabili, per esempio, fa cose di questo genere, però alla fine, se va bene è fortunato, se non va bene torna indietro. Però la cosa importante è che la fisica ha come strumento la matematica, e la matematica è uno strumento, non un fine. Questa è la differenza. Il matematico si pone, vediamo prima di avviarci dove sta, il fisico si avvia e poi si accorge, da una capocciata torna indietro perché la soluzione andava bene. Questa è la differenza di approccio. Allora, come vedete, qua dentro c'è H tagliato. Ogni qualvolta c'è H tagliato, il problema è quanto meccanico. Questo significa che se vi viene una posizione deve dipendere da H tagliato, se vi viene una velocità dipende da H tagliato, se vi viene energia deve esserci sempre H tagliato, perché H tagliato è la scala del fenomeno quantistico. Se avete risolvete un problema quantistico e non avete H tagliato, H tagliato è H su 2π, la costante di Planck su 2π, allora avete sbagliato sicuramente qualcosa. Non può essere, a priori, ci vuole sempre. D'accordo? Questo è la Laplaciano e questo V chi è? V è il potenziale classico, cioè il potenziale nel quale si muove la vostra particella. Per esempio, mgz, se chiamo z la coordinata, potenziale gravitazionale, meno 1 su 4π, epsilon con 0, q1, q2 su r, esattamente su r, potenziale coulombiano. Oppure un mezzo kx quadro, oscillatore armonico, cioè qua dentro ci mettete il vostro potenziale classico e poi risolvete il problema, se siete fortunati. D'accordo? Quindi questa è l'equazione. Badate che da questa espressione capite subito che poiché qua c'è l'unità immaginaria, la psi in generale è una funzione complessa. Perciò ho fatto il modulo quadro prima. Non è detto che sia reale. Quindi per questo motivo si garantisce il modulo quadro. Funzione psi per la sua complessa coniugata. D'accordo? Bene. Cosa importante. Se voi conoscete la funzione d'onda al tempo t0 in un certo r, vabbè, potete calcolarvi la psi a un tempo anche successivo. Cioè, detto diversamente, in meccanica quantistica vale il determinismo, contrariamente a quello che uno è abituato a pensare, dal punto di vista quanto meccanico, se voi conoscete la soluzione in un certo momento, avete fatto una misura, sapete che è quello, il sistema evolve in maniera deterministica. Che cos'è probabilistica? La descrizione che fate prima di fare la misura. Cioè, quello che cambia rispetto alla fisica classica è che mentre in fisica classica non avete bisogno di fare la misura, abbiamo già detto prima, perché tutte le grandezze sono misurabili, dal punto di vista meccanica quantistica la misura diventa dirimente, è fondamentale. La misura dà il sistema, dà realtà al vostro sistema. Prima può fare qualsiasi cosa. Questo non l'ho detto a voi, ma l'ho detto l'altra volta ai colleghi che stavano dall'altro lato. Quando inizio il mio corso di meccanica quantistica, io inizio con una frase David Mermin, questo è un fisico, io ho studiato fisica, Ashcroft e Mermin, stato solido. E questa frase di Mermin, detta in italiano, suona nel seguente modo, più o meno. La Luna sta in cielo, sta dove sta, anche se non la guardo? Se non la guardo. Cioè, il guardare, esattamente, il guardare è una misura. Se io non faccio la misura, la Luna sta là o no? Questa è la domanda cruciale. Bene, io inizio il corso con questa domanda, a valle del corso la risposta è non sta là. Sta là solo se la guardo. È l'operazione di misura che rende reale la Luna. È un discorso quantistico, stiamo facendo oggetti macroscopici, è un po', insomma, è un'esagerazione. Ma il senso è, se io non guardo la Luna, quindi non faccio l'operazione di misura, la Luna può stare dove le pare e le piace. E questo è probabilistico. Nel momento in cui faccio la misura, quella sta esattamente in quel punto. Nel momento so che sta in quel punto, l'evoluzione la determina attraverso questa equazione e l'evoluzione è assolutamente deterministica. Quindi la descrizione è probabilistica a priori, se non faccio la misura. Ma nel momento in cui faccio la misura, è tutto è deterministico. Quindi la confusione che si crea, ed era il problema anche di Einstein, che vi affronterò a valle di questa chiacchierata proprio alla fine, è la distinzione tra che cosa faccio come misura e quello che non faccio come misura. Quello che è la realtà fisica è la misura. E questa è la cosa fondamentale rispetto alla fisica classica, l'operazione di misura. L'operazione di misura, di interazione con l'oggetto, rende l'oggetto reale. Reale significa che sta là. Ora, la Luna è un oggetto grande, questo è, insomma, più sofisticata la cosa, ma quello che fece l'esempio dell'altra volta, se io sto al di fuori della porta e c'è una persona che sta qua dentro, dove sta seduta, e non faccio la misura, dico che sta in ogni posto qua dentro. Ed è così, che non so dove sta. E perché ho il delirio di onnipotenza, io da qualche parte ce lo butterò. Sta in ogni posto, probabilità un cinquantesimo di stare su queste 50 sedie, questo è sicuro. Ma
Ma questa descrizione è inutile, è virtuale, perché non ho fatto la misura. È una soddisfazione del fisico teorico, dice, ah, io so esattamente dove sta, un cinquantesimo, insomma, è una cosa, come dire, una libidine fine a se stessa. Apro la porta, vedo che sta là e da quel momento in poi io posso seguirlo, probabilità 100%, ma ho fatto la misura, perché ho aperto la porta e ho interagito con la persona. Quindi lui in teoria può stare dovunque, dove gli pare e gli piace, ma l'operazione di misura, quindi, lo rende reale, dà realtà a questa cosa, perciò la Luna può stare effettivamente dove le pare e le piace, e la misura che dice la Luna sta esattamente in quel punto e diventa reale la presenza di questo satellite esattamente in quel punto, dopodiché è tutto deterministico, d'accordo? Quindi sono due ambiti diversi. Quindi quando diceva che il professore De Crescenzo mi ha detto ti posso fare qualche cosa di calcolo di probabilità così la utilizzi, sì, lo puoi fare, ma non è fine alla meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica non è una teoria probabilistica, è probabilissima la funzione d'onda, avete visto, ma quando avete la funzione d'onda e ce l'avete esattamente, è tutto ben determinato, non c'è problema, sapete esattamente dove sta la probabilità, sapete tutto con accuratezza spinta a piacere, è l'evoluzione deterministica. Quindi questo è il grosso equivoco che si viene a creare. In relatività ristretta l'equivoco nasce dal fatto, un potenziale, che entra in gioco il tempo. E quindi uno dice, può essere perdere l'effetto causa, la relazione tra causa e effetto, perché se i tempi non sono gli stessi tra S e S', che ne so che succede? Può essere dall'altra parte, viene prima l'effetto e poi la causa, come faccio a sapere? E quindi uno si deve accertare. Meccanica quantistica, nel momento in cui fissi la funzione d'onda a un certo istante, cioè fai la misura, sai esattamente che cosa accade. In maniera certa, quindi non c'è niente di caso. Questo problema è il problema che si pose Einstein, che aveva difficoltà a capire questo concetto e che gli ha creato un po' di problemi nella, diciamo, nell'accettazione completa della meccanica quantistica, non solo Einstein, ma una serie di seguaci di Einstein. Va bene. Questo a fine della lezione cercherò di spiegarvi qual è il problema di Einstein in maniera leggermente diversa. Bene, detto questo, adesso voglio avviare la soluzione di un problema specifico. C'è un problema nel quale il potenziale non dipende dal tempo. La V non dipende dal tempo. Per esempio, oscillatore armonico, un mezzo Kx uguale. Per esempio, l'atomo di idrogeno, 1 su R, non c'è dipendenza dal tempo. MgH, l'altezza, non c'è dipendenza dal tempo. Allora, in questo caso, la soluzione che fa il fisico, più di questo non sa fare, sono i suoi strumenti, sono rudimentali, fa la separazione delle variabili, cioè assume che la funzione d'onda sia fattorizzabile, una parte dipendente solo da R, una parte solo dipendente da X. Io ce la metto dentro e vedo se tutto funziona. Quindi vedo a posteriori se funziona. Allora, se faccio questo, qua ci sono le note, vabbè, poi ve le vedete qua dentro, ci mettete dentro questa, vedete, qua avevate una derivata temporale, parziale, qua diventa derivata totale, perché agisce solo su eta, che funziona solo di t, la φ è andata oltre, che dipende da r, non, r non dipende, non varia nel tempo. E avete questo, h lo scrivete come φ per eta, poi dividete tutto per φ eta, e quindi qua avete ih tagliato 1 su eta da eta in dt, hφ diviso φ, dove in h ci sta meno h tagliato qua su 2m, più eccetera, eccetera. Allora, come vedete, avete un primo membro che dipende solo dal tempo, un secondo membro che dipende solo da R. E questi due oggetti devono essere uguali per ogni T e per ogni R. L'unica possibilità che si verifichi questa per ogni T e per ogni R è che questi due oggetti siano uguali a delle costanti. Perché se non sono costanti, vale nel tempo, non è possibile. Può essere un certo istante, non può valere sempre. Ad una stessa costante. Ora la costante la indico con questo simbolo grande che evoca l'energia. Perché? Perché H tagliato le dimensioni di un'energia per un tempo. È un'azione. Diviso il tempo che sta sotto la derivata qua sotto, viene energia per un tempo, diviso tempo fa energia, perciò lo chiamate energia. Quindi se ci mettete l'energia, qua avete questa prima equazione e questa seconda equazione. Questa prima equazione si risolve banalmente, che ora è un'equazione differenziale della derivata totale, si sa fare, del primo ordine, banale, il fisico dice soluzione esponenziale, ci mettete l'esponenziale, vedete cosa, e va bene. E poi avete questa equazione qua che dipende da H, dipende dalla V. Quindi questa è la parte temporale che scrivete sempre sotto questa forma e questa è la parte che qua chiamate l'equazione degli autovalori, che si presenta tipo equazione degli autovalori, una matrice, una funzione, un vettore tipo questo qua. La chiamo gli autovalori perché questi oggetti stanno in uno spazio vettoriale complicato di Hilbert e quindi vabbè, si utilizza esattamente lo stesso linguaggio dell'algebra lineare. Poi è complicato. Però è chiaro che io calibro il tutto pensando ai ragazzi. Io l'autovalore non lo dico come dico nello spazio di Hilbert. Non lo dirò mai a un ragazzo che cos'è uno spazio di Hilbert, perché sfido chiunque di voi a dirmi cos'è uno spazio di Hilbert. Non lo dico, però insomma, perfetto, perfetto. Però io quello che faccio, esattamente quando io scrivo F uguale MA,
Quando scrivo F uguale MA, io sto postulando F uguale MA, d'accordo? E quindi posso postulare anche l'equazione di Schrödinger. E la scrivo. È una scrittura, è un simbolo. Certamente il ragazzo capisce la derivata parziale e la derivata totale. Questo è il... questo dipende da voi. Perché se voi non riuscite a spiegargli che la derivata parziale è come quella totale, dove prendete... Questo si fa, perfetto. Fatto questo... questa cosa si può implementare secondo lei? Possiamo implementarla. Perfetto. E siamo arrivati a queste due cose qua. Di queste due cose sono risolte. Allora è chiaro che questo non lo posso risolvere perché non so chi è H. Se non dico chi è H non lo posso risolvere. Perché c'è una derivata seconda parziale e quant'altro. Non lo posso risolvere, sicuramente. Ma questa la posso risolvere? Posso risolvere perché io credo che basta porla in maniera diversa. Io sto cercando una funzione, che chiamo eta, che deriva una volta e coincide con la stessa funzione. Quante funzioni elementari ho che le funzioni che derivano mi danno la stessa funzione? Proviamo. Allora dipende da voi se avete spiegato che esiste il seno, il coseno, le potenze, i logaritmi, l'esponenziale. Avete finito. Ma lasciamo stare tangenti iperboliche, seni iperboliche, niente. Questo si può fare. Io credo che questa cosa la colgono. Si deve provare, questo è uno sforzo che dovete provare a fare. Questo è un piccolo sforzo che si può fare. Bene, se capiscono questo, buttiamo a mare naturalmente la parola agli autovalori, sicuramente, però certamente questa equazione rimane questa, che non so che è, dobbiamo provare a vedere che significa. Tutto qua. E allora, se io questa cosa la tratto in una maniera semplice, in un caso semplice, può essere che le cose funzionino con soddisfazione reciproca. E allora proviamo a vedere se funziona. Quindi allora, possiamo dire diversamente, l'equazione di Schrödinger sta là e non ci posso fare niente. Mi è calata dall'alto. Sto facendo un'assunzione sul fatto che la funzione d'onda sia fattorizzabile come prodotto. Perché ho detto che V che sta là non dipende dal tempo. Legittima l'assunzione. I passaggi si possono più o meno fare. Se uno riesce a spiegare ai ragazzi la derivata parziale. Solo questo. Che più o meno si può fare. Allora, potete anche non risolvere questo, che viene fuori l'esponenziale, ma va bene uguale. Perché arrivata qua se lo piange qualche altro, non siete voi. Direttamente questo. Per gli stati di situazione. Sì. Potrei anche scrivere questo. Tenete presente che a livello semantico, i ragazzi all'università, quando gli dite scrivete l'equazione di Schrödinger, sapete che scrivono il 90% dei casi? Questa qua. Si sono dimenticati la parte temporale. Perché? Perché tutto il problema è qua. Questa qua ve l'avete risolta. Questa è sempre questa la soluzione. Per cui ragazzi, cioè, vabbè, quello è sempre quello. Quindi la mia equazione è questa, quella di Schrödinger. D'accordo? Però io ho fatto vedere, in una maniera, diciamo, pulita, come questa è un sottoprodotto del caso in cui il potenziale è indipendente dal tempo. Dico anche, per cautela, per completezza, che i potenziali dipendenti dal tempo, i ragazzi all'università non li sanno risolvere. Quindi possiamo assumere che i potenziali non dipendono dal tempo, sicuramente. E quindi questa è la nostra equazione. D'accordo? E allora adesso prova a risolverla e vediamo se ci troviamo. Facciamo questo tentativo. Allora, mi serve la lavagna, questo qua lo metto qua. Allora, io che cosa faccio? Prendiamo una dimensione. Questa equazione che sta scritta qua, H fi uguale F. In una dimensione, di questo H che è meno H tagliato quadro su 2M. Ora qua c'è il laplaciano, le derivate secondo rispetto a X, Y e Z, ma in una dimensione. E sono quindi derivate totali, perché è una dimensione, non ci stanno altre dipendenze. E poi c'è il potenziale. Poi qua ci sta questa cosa, vabbè, chiamiamola psi così, e sta scritto qua. Dobbiamo risolvere questa equazione, d'accordo? La soluzione dipende da chi è questo B. È chiaro che se vi è complicata, l'equazione viene complicata. Qual è il caso complicato? L'oscillatore armonico è complicato, non si può fare. Agli studenti del liceo non si può fare. L'atomo di idrogeno non si può fare. Perché mettendoci quella villa non si può risolvere l'equazione differenziale. Mettiamo zero. No, mettiamo una cosa un poco più... E fatemi fare il disegno. Una cosa un poco più particolare. Che c'è? Sì. Allora, prendo questo potenziale fatto così. Questo qua è la nostra X e questo è il potenziale. Un potenziale... Questo chiamiamo 0, questo chiamiamo L, che qua, in questa zona, il potenziale, diciamo, vale più infinito. Cioè la pallina non può uscire fuori da questa zona, qua è in una scatola, d'accordo?
Quindi la pallina può stare su una regione 0L e qua il potenziale vale 0. D'accordo? Che cosa corrisponde? Sono io che mi sto muovendo in questa dimensione, in questa direzione, lungo questa retta, liberamente, non posso scendere sotto il pavimento, quindi lo zero è qua, e mi muovo qua dentro. Non posso superare l'ostacolo, una capocciata, non ce la faccio, e quindi zero qua, zero qua. Questo è il problema che voglio trattare. E proviamo a vedere se è trattabile. Cosa importante, è un problema fisicamente rilevante, perché non è che lo sto trattando così, è molto rilevante. Non dovrei dire molto grande perché insomma, è molto importante come problema, perché ha delle implicazioni fisicamente rilevanti. Lo vedremo più avanti, perché anche se patologico può simulare sistemi fisici significativi. Perfetto. Allora, devo risolvere questo problema. Adesso proviamo a risolverlo insieme. E vediamo se ci troviamo, se lo possiamo fornire ai ragazzi. Allora, il potenziale è qua infinito, qua è zero, eppure qua è infinito. D'accordo? Quindi il potenziale individua tre regioni nello spazio che chiamo 1, 2 e 3, in cui infinito, 0 e infinito. Devo risolvere quell'equazione differenziale che stava scritta prima. Implementare direttamente quell'equazione globalmente, qua sopra è complesso, perché? Perché questo è infinito. E come si tratta un potenziale infinito proprio a livello di equazione differenziale? Noi risolviamo diversamente, risolviamo il problema separatamente dalla regione 1, dalla 2 e dalla 3. Quindi ci calcoliamo la funzione d'onda in questa regione. La calcoliamo qua, la calcoliamo qua. Fatemi scrivere formalmente il potenziale. V di x è uguale 0 se x sta tra L e 0, infinito se x è maggiore di L e se x è minore di 0. Questo è il potenziale. Badate che l'ho scritto questo potenziale là sopra per farvi capire che non ci ho messo da nessuna parte l'uguale. Ho scritto 0 L, non ho messo uguale a 0 uguale a L. È stessa cosa all'infinito. Non è una dimenticanza. Perché in questo punto, e in questo punto accade qualcosa, perché il potenziale da questo lato vi diverge e qua è uguale a 0. Questi punti devo tenerli a mente tra un secondo per vedere che cosa fare. Ok? Allora, cominciamo a risolvere il problema nella regione 1, cioè calcolarmi la funzione d'onda nella regione 1. Ci mette il pedice 1, che significa per x minore di 0. Domanda, come è fatta la funzione d'onda della regione 1? Cioè, io sto in questa scatola. Qual è la funzione d'onda? Mi dà il modulo quadro la presenza di trovarmi al di là della scatola. Se questa parete è fatta come è fatta, cioè infinita, che io non riesco a superare, ho qualche possibilità di andare alla regione 1 o nella regione 3? E se non ci posso andare, la probabilità è 0, come è fatta la funzione d'onda? Se ricordo il significato fisico di funzione d'onda. Zero. La funzione modulo quadro mi dà la proprietà di presenza, io non ci posso andare in una zona inaccessibile. Quindi nella regione 1 e nella regione 3 questa cosa fa identicamente 0. Quindi la funzione d'onda qua è 0, è anche 0 da quest'altro lato, perché non ci posso andare. Io sto nella scatola, non sto al di là della scatola. Se la scatola fosse più bassa io ci potrei andare, ma non è questo il caso, l'ho presa apposta una scatola rigida, d'accordo? Questa cosa in realtà è legata al fatto che se io prendo una regione di spazio intorno a un punto che sta qua, qual è la probabilità di presenza di trovarmi qua? Zero. Se la probabilità di presenza è la funzione d'onda, significa che in ogni punto a sinistra o a destra dell'ostacolo non ci posso andare. E la funzione d'onda deve essere identicamente nulla per quell'assunzione sul significato fisico di funzione d'onda. D'accordo? Ci troviamo. Facile. Vado qua dentro. In questa regione l'equazione di Schrödinger è questa. D2 in dx quadro, la funzione d'onda è la funzione d'onda 2, uguale è funzione d'onda 2. Perché V non c'è? La particella è libera qua dentro. D'accordo? Posso cancellare questo coso qua? Lo cancello un attimo, se qua lo spazio non ce l'ho. Poi lo ridisegniamo questo disegno. Rifacciamo. Fatemi fare una cosa come di lifting qua, niente di particolare. Cioè scrivo così, D2 in dx quadro, psi 2, uguale meno 2m su h tagliato quadro psi 2. Non ho fatto niente, l'ho riscritto semplicemente così, legittimo, esattamente. Questo oggetto in parentesi è un oggetto positivo, perché la massa, l'energia, questo è zero, questo sopra zero, costante di Planck. Posso chiamarlo tutto quanto k quadro? Semplicemente per non portarmi tutte queste cose dietro. Anche per analogia omega quadro. Perfetto.
ho questa relazione. Allora, che cosa ho qua dentro? Un'equazione differenziale, perché devo calcolare una funzione d'onda, cioè una funzione che compare sotto il segno di derivata. Bene, qual è quella funzione? Domanda. Quella funzione che è derivata due volte, la funzione stessa, però con un segno meno a parte una costante. Riprendiamo le funzioni. La potenza? No, si abbassa di grado. L'esponenziale? No, perché quello rimane esponenziale. Logaritmo, scordate, è funzione trigonometrica, se non è così. Quindi significa che questa psi 2 sarà una cosa del tipo A seno di kx più B seno coseno di kx. Siamo d'accordo su questo? Perché k? Perché se lo derivo due volte mi viene il k4. Questo lo vedo per sostituzione diretta là dentro. Cioè io scrivo la soluzione seno di alfa x, faccio la derivata prima, mi viene coseno, però con l'alfa. Derivo il coseno, viene meno seno, alfa quadro. Perfetto. Quindi l'oggetto, questo, quando fai due volte mi dà questo qua. E quindi ho scritto questo. L'ho risolta. Sì, ho capito, ma cioè, forse non ci siamo spiegati. E proviamo a farlo in italiano. Forse è cioè, devo avere una classe, un ragazzo, qualche ragazzo che riesce a seguire fidelmente la risposta. Allora, cioè, uno deve essere più elementare, uno deve essere discorso. Allora, allora, faccio, allora, sì, no, no, io cambio, allora, no, ma assolutamente, posso, cambio approccio, cambio discorso, facciamo un esempio. Allora, io avevo, per alcuni anni ho insegnato a informatica, facevo fisica informatica, ai primi anni della carriera ti fanno fare questi corsi qua, un numero grande a piacere di studenti. Allora, come doveva avvenire la valutazione? Li facevamo fare cioè uno scritto con due problemi, uno di meccanica e uno di termodinamica. Come li valutiamo? Beh, cerchiamo di venire incontro ai ragazzi, valutiamo 18 e 18, ma in realtà alcuni arriva a 36, così in un mese, se arriva a 36, altrimenti, dando 18, se quello prende 12 da una parte e 16 dall'altra, arriva un buon voto. E con quanto, qual è il voto di ammissione? 18. Allora tu ti accorgi che se tu, il tuo valore è 18, la media sta a 15. È un fatto, è statistico questo, sto parlando di 200 ragazzi, sto parlando di uno. Allora dici, vabbè, a questo punto facciamo una cosa. Decidiamo di ammettere chi ha fatto 15. Ammettiamo allora chi ha fatto 15. Sapete qual è la media? 12. Cioè, se tu fissi questa soglia, loro si mettono qua sotto. Tu abbassi la soglia e si vanno qua sotto. Esattamente. Provare a alzarlo. Allora, se io in maniera, diciamo, a priori dico, solo un ragazzo capisce, io sono perdente in partenza. Devo provare, è un tentativo uno deve provare a fare, alzare la soglia. Però uno poi si accorge che i risultati sono quelli che sono e taglia, questo indubbiamente. Però provare a alzare la soglia, secondo me, è un fatto molto importante, perché il livello aumenta. Se tu scendi sotto, non ci stanno altre. Io parto da statistica 200 studenti. 200 è un numero grande, cioè non è una classe di 30 o la mia classe di studenti del terzo anno. Se uno la soglia la alza un poco, qualcuno riesce a seguirlo. È chiaro che poi alla fine non deve essere un fatto elitario, ma alla fine diventa un fatto elitario per qualcuno. Però io devo provare a mantenere la soglia elevata. Se io a priori... questo è un discorso diverso. Allora, su questo è un dato di fatto. Cioè il fatto, abbiamo parlato pure l'altra volta con i vostri colleghi dall'altro lato. Certo. Ma capisce il senso che quella è importante. Allora no, su questo che dalla parte nostra ci deve essere una conoscenza così approfondita proprio da non siamo così specializzati. Allora no, questo allora su questo io condivido pienamente questa cosa. Allora io No, ma assolutamente. È bellissima, ma posso capire io. Allora, io dico questo. Posso anche non farlo. Io devo alzare la. Sì, sì. Ma il ministro, quando abbiamo la risposta,
Allora, sì, no, ma non solo, ma l'altra volta mi diceva una vostra collega, io faccio 3 ore a settimana in una classe di fisica, e 3 so già, non è il liceo classe, non so manco 3, vabbè, ne faccio 3 a settimana. 3. Ho 30 ragazzi, dovrei provare a interlocarli, dovrei provare a spiegare. Ho fatto un calcolo semplice, non ce la fa. E non ce la fa, cioè è un fatto ineluttabile. Poi però sì, perché se faccio un'interrogazione, so 30 di loro, ma se faccio un'interrogazione a mezz'ora, sono 15 ore. Significa ho buttato 5 settimane, 1 mese e mezzo, un'interrogazione, ne faccio 2, sono 3 mesi, e quanto devo spiegare? Quindi sono d'accordo, allora faccio un test, ma il test ha i vantaggi e gli svantaggi, quindi sono perfettamente d'accordo. Io, lo scopo pure di questa chiacchierata è anche un altro, provare non solo a trasferire certe conoscenze, ma provare pure a stimolare una curiosità, sì. Cioè in qualche modo che uno tira fuori da questa chiacchierata un qualcosa, dice vabbè ma io ci provo, mi prendo un riferimento bibliografico, è un tentativo. Sì, in qualche modo. Io devo dire una cosa, e poi il tempo passa, sì. Sono già le 18:25, il corso di formazione è stato fatto proprio per, come dire, avviare i docenti nella fisica moderna. E il professore Noce in questo momento, anche nel PRS all'università, ha dato gli elementi fondamentali della fisica moderna e della meccanica quantistica. Qui ha trattato semplicemente una punta di potenziale molto semplice per far capire nel modo semplice come è possibile risolvere un'equazione che a prima vista sembrerebbe, cioè, è complicata in sé per sé, ma nei casi semplici si può risolvere facilmente. Quindi purtroppo noi dobbiamo rispondere anche alle indicazioni nazionali. Il Ministero ci dice che la fisica moderna si farà e che l'anno prossimo probabilmente il compito sarà anche sulla meccanica quantistica. Poi è inutile che noi ci poniamo tutte queste domande se no, no. No. Siamo d'accordo che devono uccidere. Allora in questo momento noi dobbiamo avere dei tipi. Esattamente, perfettamente d'accordo. Sì. Sono gli elementi fondamentali questi per poter andare avanti. Sì. Sì. Sentiamo un po' perché poi ti arrivano, come a parte le simulazioni, ti arrivano poi dei problemi di fisica che il professore ha visto, quelli del progetto Brocca, dove ci sono delle cose che se tu non le fai, i problemi, ragazzi, come lo risolveranno? Allora, dobbiamo cominciare noi a portare tra i ragazzi la meccanica, altrimenti provare. È un sì. Sì. Allora, noi abbiamo finito, perché qua è bello la cosa. Vabbè, sì. Allora, io sono d'accordo, diceva la professoressa, nel senso che il primo corso, allora, io ho fatto, quando sono andato all'università per contratto, ho insegnato fisica a chimica, fisica 1 e fisica 2 a chimica il primo anno, diventato ricercatore di fisica teorica, sono partito con la meccanica quantistica, quindi dal 1991, a parte qualche interruzione, ho fatto sempre meccanica quantistica. Questo significa anche che se voi mi date un problema di meccanica quantistica qualsiasi, non è un fatto di presunzione, semplicemente l'ho fatto, di un libro qualsiasi io riesco a risolverlo. Cosa diversa, non è detto che un mio collega è in grado di farlo, semplicemente per un fatto, come dire. E quindi è una visione d'insieme. Allora, questa visione d'insieme mi consente in qualche modo di capire un'eventuale strategia, questo è un problema apparentemente patologico, ma in realtà nasconde anche situazioni fisiche molto molto interessanti e implementabili. Questo qua è il primo esempio di solido, di metallo studiato, partendo da questo qua. Primo metallo significa uno che ha una resistenza elettrica, un calore specifico, da questo esempio qua, e sono cose misurabili, non sono cose più eteree, quindi ha una valenza culturale, quindi è significativo. È chiaro che questo è il minimo che uno possa fare. Io, lungi da me da pensare di risolvere l'oscillatore armonico, non se ne parla proprio. Però le cose che emergono da questo esempio vanno nella direzione di spiegare alcuni punti che stavano scritti là dentro. Credo che si possa, è un piccolo sforzo che va fatto, probabilmente facendo venire pure i ragazzi di pomeriggio, non lo so, se sono disponibile, eccetera. Si può provare. Però quello che diceva il professore Polverino è vero, cioè l'anno scorso, esempio del compito Brock, l'effetto Compton. E non ci stanno santi, è l'effetto Compton, che è quello relativistico, e quello è
E sta là. Allora, o uno prende coscienza che può... ma è così, ma è così. Vabbè, allora, adesso prova a risolvere questa cosa, vediamo se viene fuori qualche cosa di interessante. Allora, vi rifaccio il disegno. Questo qua L, questo qua 0. E avevamo dimostrato prima che psi 0 uguale a psi L uguale 0. Giusto? Erano queste le condizioni. Allora, abbiamo questa relazione e questa, quindi la funzione d'onda qua è nulla. È nulla anche da quest'altro lato, 0, saggiamente l'abbiamo esclusa dalla trattazione. Questa funzione d'onda è nella regione 2. E come vedete qua dentro, che cosa ho come incognita? Questa A. Non solo, ma anche K. Perché K è la radice di 2m per e su h tagliato 4. Questo E non ce l'ho. La costante non ce l'ho. Quindi c'è come incognita A, K, diciamo, l'energia e B. Quindi devo determinare questi parametri. Come faccio a determinarli? Impongo il raccordo in 0L. Che significa imporre il raccordo in 0L? Quello che abbiamo detto prima, la continuità della funzione. Il concetto di continuità si introduce al liceo, cioè richiedo che la funzione d'onda in questo punto non debba avere salti. Prima avevate detto che non deve avere salti perché la probabilità non aveva senso, non deve avere salti. Quindi significa che psi 2 in 0 deve essere uguale a 0. E imponiamolo in 0. I ragazzi qua ce la fanno, perché in 0 mi viene il seno, se ne va. Che diamo. Questo qua fa B, giusto? Ma questo deve essere 0. Quindi com'è che questa cosa fa 0? L'unica possibilità è che tu hai che B faccia 0. E quindi B lo cancelliamo proprio da qua. Quindi non ci può essere questa parte qua. È solo questa qua. Perfetto. Imponiamo l'altra condizione in L. E questa mi viene A seno di KL uguale a 0. Allora, un attimo, avete A per seno, che deve essere 0. Allora avete due alternative, o A uguale a 0 o seno di KL uguale a 0. Se A uguale a 0, bellissima soluzione. Tutto è 0, felicità, la pallina non c'è. È una soluzione. D'altro canto, prendete l'equazione di prima, metteteci 0, fa 0 uguale a 0. Perfetto. Questa soluzione la dobbiamo scartare, purtroppo. È il massimo per lo studente. Avete seno di KL uguale a 0? Lo sa risolvere questo lo studente, lo risolto pure io al liceo lo facevo. Seno di KL uguale a 0, quindi significa KL uguale n pi greco. N chi è? N uguale 0, 1. Giusto? Questo significa, allora, fatemi, metteteci un KN qua, per dire che K... Facciamo così. D'accordo? Piccolo particolare. Allora, questo qua lo cancelliamo. È irrilevante, sì. Quindi abbiamo psi 2 di x è diventata a seno di kn x. Giusto? Dove kn assume questi valori. Un attimo solo però. Se io ad n attribuisco il valore 0, che cosa succede? Se n vale 0, kn fa 0. E quindi questo qua è identicamente nullo. E allora voi avete eliminato lo 0 con a e b. Allora dovete escludere questa possibilità. Parte da 1. Da 1 ad andare in avanti. D'accordo? Quindi questo è il risultato. Ora la cosa interessante è che questo kn sta qua. Quindi avete kn uguale radice di 2me su h tagliato 4. Fate il quadrato e quindi avete h tagliato 4, kn quadro su 2m. D'accordo? Ma significa anche, questo lo possiamo buttare che non ci interessa più, significa che posso scrivere un e con n uguale h tagliato 4 su 2m, kn quadro è questo, quindi pi greca quadro, l quadro, n quadro, con n uguale 1, 2 e così via. E viene... Per la prima volta in fisica, questa è la prima volta effettivamente, che l'energia l'ha contata. 1, 2, 3, cioè è quantizzata.
Non potete avere, allora questo numero vale 1, il secondo numero è 4, non c'è, tra 1 e 4 non c'è nulla, cioè avete un livello energetico qua, un livello qua, qua dentro c'è il nulla. Questo tipo di esempio, che non è proprio l'atomo di idrogeno, però vi spiega anche la spettroscopia, perché per passare da qua a qua potete solo fare questo salto, diciamo da 1 a 4, poi qua c'è 9 e così via. Non potete passare da 1 a 4, 3 non ci sta, 2 non ci sta, perché non è contemplato da questa formula. Quindi avete una serie di livelli che vanno come il quadrato di n che potete contare. La quantizzazione dell'energia, che era una delle cose che ho scritto all'inizio della chiacchierata. Quindi vi viene fuori questa cosa. Ma qua c'è un'altra cosa profonda qua dentro. Qual è la cosa profonda? Ero io che mi muovevo in questa stanza. Potrei anche mettermi così. Se sto qua, che cosa accade classicamente? Se sto qua seduto significa che la mia velocità è zero. Quanta è la mia energia totale? Un mezzo mv quadro. Ma quindi vi fa 0 a 0. Quindi classicamente l'energia può essere 0. E ogni valore da andare da 0 in su. Parte da 1. Non c'è. L'energia minima non è 0. C'è un parte da 1. Perché parte da 1? Allora, quando compare qualcosa di patologico, ma questo vale anche per gli studenti dell'università, cioè patologico rispetto alla fisica classica, significa che interviene il principio di determinazione. Quindi il fatto che parta da 1 significa che c'è il principio di determinazione. Perché il principio di determinazione? Perché se la pallina avesse energia 0, significa che conoscete la posizione e la velocità. Ma questo significa conoscere lo stato classico, posizione e velocità. Non è così. Lo stato quantistico è più vago, è più etereo, e quindi non è possibile. Quindi voi, il fatto che non potete conoscere posizione e velocità significa che l'energia non può essere zero. Perché se fosse zero, sapete dove sta come posizione e sapete dove sta come energia. Non può essere. E dunque salta lo zero. Questa cosa del principio di indeterminazione e quello il fatto che forse può essere modificata la meccanica quantistica, noi non l'abbiamo inserita nella teoria questa cosa. Abbiamo detto c'è un principio 1 bis, il principio di indeterminazione, ma non l'abbiamo implementato come C uguale C per la trasformazione di Lorentz, però sta là. E ricordatevi che ogni volta che c'è una cosa di questo genere è il principio di indeterminazione che entra in gioco. Sempre. Non ci stanno alternative. D'accordo? Altra conclusione. Se io ho una certa energia, che è questa, ha fissato n, la mia energia nel tempo può variare. Io sto in uno stato energetico questo, lo stato 4. E con n è 4. La pallina sta energia 4. Non può variare nel tempo, dunque le orbite sono stazionarie, il modello di Bohr. Se la pallina sta su una certa orbita non cambia l'energia, non cambia. Non può cambiare, non c'è motivo per il quale possa cambiare. E quindi la stabilità dell'atomo deriva dal principio di determinazione e dal fatto che avete una serie di livelli che contate. Questo fatto, questa caratteristica, cioè di contare i livelli, compare ogni qualvolta obbligate la pallina a stare in una scatola, obbligate la pallina a occupare una regione di spazio finita. Come si dice? Studiate gli stati legati. Allora voi non sapete manco che cos'è l'oscillatore armonico dal punto di vista quantistico. Ma poiché la molla tiene la pallina attaccata e non si stacca, quindi sono stati legati, potete dire per certo che l'energia dell'oscillatore armonico si conta. È quantizzato, 1, 2, 3. E l'energia più piccola dell'oscillatore armonico non può essere zero, perché altrimenti andate in contraddizione qua. L'oscillatore armonico, l'energia minima è h tagliato omega. Mezzi. Questo è il minimo. Non esiste zero, anche là. Voi non sapete, ma lasciamo stare il numero specifico, o per l'atomo di idrogeno, ma certamente non può essere zero. Perché se fosse zero, che significa per un oscillatore armonico? Un mezzo mv quadro più un mezzo kx quadro. Zero significa v uguale 0 e x uguale 0, tutte e due al quadrato. Quindi v è noto 0, x è noto 0, non può essere. E quindi il principio di determinazione deve intervenire, e quindi non potete avere zero come energia. Si parte da un valore più grande. Atomo di idrogeno, partite da zero, non è possibile. Anche là. L'atomo di idrogeno, l'energia si conta? Sì, perché l'elettrone è legato, non se ne può scappare. Si muove in regione di spazio finita. E dunque, 1, 2, 3, e interviene la quantizzazione. Quindi la quantizzazione interviene ogni qualvolta voi contate, la particella non può occupare regione genere, siamo stati legati. E l'energia è discreta, la contate positiva o negativa, ma si conta 1, 2, 3, 4 e 5. Altrimenti viene regia continua e quello è un problema più delicato dal punto di vista formale, che non vediamo.
che è più complicato formalmente. E che tra l'altro anche all'università, se uno affronta il problema degli stati del continuo, c'è qualche patologia matematica che rende inapplicabile la teoria, perché le funzioni di onda non sono a quadrato sommabile. E che si fa? Tragedia. Tragedia immane che non spiegano ai ragazzi, manca all'università. Però diciamo, in questo caso, quello che la cosa importante, contate, c'è uno zero qua dentro, non ci andate, l'energia tiene un H tagliato, questo è un fatto importante, la funzione d'onda ce l'avete, il seno. Il seno che cosa fa? Giusto per capirci, questa è la funzione di stato fondamentale, poi avete una funzione d'onda che fa così, che fa un nodo, poi quella che ne fa due e così via, parte da zero e arriva in zero. È andata avanti. Sono gli stati stazionari di una corda. Non c'è differenza. Esattamente. Quello che diceva lui con le onde, esattamente lo stesso tipo di situazione. Badate che questi stati stazionari sono in X. Cioè qua il tempo non gioca. Il tempo l'abbiamo buttato. Sono coordinate spaziali. Questa equazione l'abbiamo risolta. È quella dell'oscillatore armonico spaziale, che non esiste. Perché l'oscillatore armonico è nel tempo. L'abbiamo risolta. Equazione D2 in DX quadro. La molla è D2 in detti quadro uguale. Però diciamo, sono parenti in qualche modo. Quindi questo è l'esempio che uno può provare a portare avanti. Oltre questo non si può fare. Però qua dentro ci sono una serie di elementi interessanti che possono stimolare la curiosità del ragazzo. E può provare a studiare l'effetto tunnel. È un po' più sofisticato, un po' più delicato. Però, ma questo, e questi ragazzi, professoressa, mi può dare un libro dove posso vedere questo? Vabbè, prof, prende questa cosa. Sì, è trattato, però chiaramente il dettaglio non c'è. Io ho preparato delle note, le trovate, c'è anche l'effetto tunnel, ma è un po' più delicata la trattazione. Niente di complicato, ma si può provare a fare. D'accordo? Ora, dato che il tempo... Un'altra cosa. Sì. Allora, se questa... Sì, però diciamo, buca di potenziale infinita come questo o finita? Infinito. Allora, alla professoressa, che appunto mi dico, quell'interlocutore privilegiato. No, domanda. No, ma a me va bene, ma non c'è problema. È più interessante la lezione. Domanda, la funzione che ho preso seno, che è una funzione continua, è imposta la continuità della funzione in zero, è in L, ho imposto questa condizione e questa mi ha dato la quantizzazione praticamente. Sulla derivata posso dire qualche cosa, in zero L. In zero ed L. La derivata è continua, non è continua? La funzione seno in zero ed L è continua o no? Facciamo il disegno. Allora, la derivata sto parlando. Allora, il mio seno fa questo. Per esempio la funzione di stato fondamentale. Non è derivabile, quindi la continuità della derivata non è un fatto che devi assumere in meccanica quantistica, la derivata può anche non essere continua. In questo caso non è continua. D'accordo? La non continuità è dovuta al fatto che il potenziale è infinito. Che è infinito. Se per esempio prendi un problema di una particella che si muove così, un ostacolo di questo genere, la pallina si muove da qua, qua è un ostacolo, quindi tu risolvi una regione 1 questa, regione 2 questa qua, regione 3 questa qua, imponi la continuità qua, la continuità qua per la funzione, e la derivata è continua qua o no? Voi non sapete, l'ho solo disegnato, secondo voi è continua o no la derivata? Se la assume il valore dovrebbe essere continua, no? È continua la derivata, qua la funzione è continua, la funzione è continua, la derivata è continua, qua non è continua perché avete una divergenza. Sì. Però voglio dire, se io prendessi il coseno, ne faccio la derivata, mi fa seno, lo valuto in zero, fa zero. Riassumiamo. Questa funzione qua l'ho designata, è seno. Se io prendessi il coseno, faccio la derivata del coseno, mi fa seno, la valuto in zero, fa zero. Sarebbe continuo. Ma là non è... Voglio dire, non è automatico. Allora, la condizione sulla derivabilità della funzione è più delicata e va trattata caso per caso. Ecco, questo è il messaggio. In generale, anche se poi non lo vediamo, è un fatto più delicato. Nel caso specifico, in realtà, come ho detto prima, noi avevamo A, B e K da determinare. Avevamo tutte le condizioni per calcolarci A, B e K. Non avevamo bisogno di altre condizioni. Quando le condizioni, cioè le equazioni, le incognite sono inferiori al numero delle equazioni, dovete imporre anche la condizione di continuità della derivata. E là funziona sempre.
Quando non avete questo vincolo è perché avete gli stati legati. E questo è generale. Ed è legato all'equazione differenziale, va bene, giusto buttato lì. Quindi la derivata, la funzione deve essere C0, non C1 come si dice, di classe 0, funzione continua, non necessariamente continua con le derivate, d'accordo? Vabbè, il tempo non so se è a disposizione, volevo raccontare, dipende da voi, se volete sentirlo, non faccio disegni, non faccio formule, non faccio niente. Allora, giusto 5 minuti vi spiego sta cosa particolare, di un non proprio del gatto di Schrödinger, ma parente al gatto di Schrödinger, che è la seguente cosa. Einstein non ha mai creduto alla meccanica quantistica. Secondo lui la meccanica quantistica non funzionava. E non funzionava perché, vabbè, lui aveva un'impostazione positivista, neopositivista, nel senso io devo spiegare tutto il possibile e l'impossibile, non voglio sapere niente, deve essere possibile spiegare tutto. Allora la domanda, dove sta la Luna, anche se non la guardo, lui avrebbe detto, questa domanda è una domanda bel posta, la risposta è mal posta perché la teoria non è in grado di spiegarmi dove sta la Luna prima. E poiché io sono positivista, voglio sapere dove sta la Luna, anche presuntuoso, mi serve sapere dove sta la Luna. La teoria non me lo dà, la teoria non è completa, quindi buttiamo via la meccanica quantistica. Quindi Einstein è andato avanti ed è morto con la convinzione che la meccanica quantistica, nella formulazione attuale, non funzionasse. Perché ci sta qualche problema di mancanza di funzionamento. Lui, per quantificare tutto questo discorso, utilizzò un paradosso, che si chiama paradosso EPR. EPR significa Einstein, Podolsky, Rosen, erano tre persone che scrissero questo articolo nel 1935. Allora, nella formulazione che danno loro del paradosso di Einstein, Podolsky, Rosen, c'è una cosa complicata da fare. Io la riformulo in una maniera totalmente diversa, che non trovate sui libri perché me la sono inventata io. Allora, la situazione è questa. Supponiamo che in questa stanza ci sia un certo numero di coppie, marito e moglie, un certo numero. Poi a un certo momento esce solo una coppia di questa stanza, la moglie va a destra e il marito va a sinistra. Domanda, io posso sapere, incontrando la moglie, chi è il marito? Badate che io non so il nome del marito e non so neanche il nome della moglie. Posso capire, facendo la misura sulla moglie, qual è il marito anche se non so dove sta il marito? Quindi non gli chiedo io il nome del marito. Potrei farlo utilizzando l'anello. Qua sopra c'è scritto il nome della consorte, del consorte, gli anelli di una volta, non so che cosa è accaduto nel frattempo, o del compagno, queste coppie strane, vabbè, insomma, del compagno o della compagna, chiunque esso sia. Allora, io lo posso fare. E quindi prendo l'anello della signora o del signore e vedo il nome del marito. E allora io non ho fatto una misura sul marito e so esattamente chi è il marito, il nome lo so. Einstein dice che questa cosa non può funzionare, perché non ho fatto la misura sul marito, il quale poteva essere uno qualsiasi dei mariti che stanno qua dentro, però so esattamente chi è il marito. Conclusione, la teoria non è completa, perché dovrebbe spiegarmi qual è il marito. Io ho fatto la misura sulla moglie, ho un'informazione sul marito. Non ho fatto la misura sulla luna. Io so dove dovrebbe stare la luna, quello dice lui. Senza fare la misura, sapete dove sta? Allora, in questo caso specifico, senza fare la misura, sapete qual è il nome del marito? La teoria non ve lo dà. La teoria vi dà la probabilità che sia uno dei mariti. Siamo 10 coppie qua dentro, un decimo che sia X, questa data persona. Io misuro la moglie, l'anello, esce fuori il marito, con certezza. La teoria mi dà solo una probabilità, questo non funziona. E quindi Einstein aveva ragione. Questo aspetto della teoria, non è, dell'esperimento, non è contemplato nella teoria. La teoria non va bene. C'è una realtà fisica, il fatto che quello sia il marito, che io non ho misurato, che è certo, ricordatevi, io sto fuori dalla porta, dico dove sta seduto lui? Probabilità un cinquantesimo, perché sto al di là della porta. Ma se lui stesse, si sedesse su un posto ben determinato, 100%, io dovrei dire con la teoria lui sta là certamente. Allora io non ho fatto la misura sul marito e 100% è quella persona, la teoria mi dà la probabilità, la teoria non è completa. Quindi buttiamo via la meccanica quantistica. D'accordo? Allora, qual è la spiegazione di questo paradosso? Allora, qualcuno ha detto, Einstein ha ragione, la meccanica quantistica non è completa, mancano dei pezzi, aggiungiamo i pezzi. Che cosa manca? Non lo so, delle variabili che io ignoro, variabili nascoste. Buttiamolo dentro la teoria e facciamoci conto. Ci hanno impiegato 30 anni per fare questi conti, non è che l'hanno fatto all'oggi al domani. E ottengo delle relazioni a partire da queste variabili nascoste, delle disuguaglianze. Queste disuguaglianze, se applicate a discorsi quantistici, sono sempre violate, non sono verificate, mai verificate.
Però queste disuguaglianze impongono una relazione. Ci impiegano altri 20 anni e fanno le misure sperimentali. Bene, questa disuguaglianza di Bell vengono sempre violate. E quindi, se sono sempre violate e mai verificate, significa che va alla meccanica quantistica ortodossa, che sistematicamente produce violazioni di queste relazioni. Quindi ad oggi qual è il risultato? Il risultato è che ad oggi sono sempre violate e quindi non funziona il discorso di Einstein. Le variabili nascoste non aiutano a spiegare la teoria. Questo non significa che varrà per sempre. Popper diceva una teoria sta là perché deve essere modificata, ha una data di scadenza sopra, quindi vive nella certezza di essere modificata. Se domani qualcuno dimostra che la disuguaglianza di Bell è verificata, la meccanica quantistica siccome non funziona, e ha ragione Einstein. Allora, conclusione, la meccanica quantistica, quella siamo ortodossa, continua a funzionare. Domanda allora, dov'è il torto di Einstein nell'esempio di prima? Perché l'esempio di prima non è una violazione di niente ed è un errore di Einstein? Vi ricordo che io ho misurato la signora e so chi è il marito, senza fare una misura. Non è possibile, perché io so chi è il marito solo se faccio una misura. Ma io non ho fatto la misura sul marito, però so per certo che è lui. Perché esce fuori questo risultato? Quindi ho detto, io ho aperto la porta e ho visto che sta seduto là. La porta è chiusa, io non so dove sta. Io non ho fatto una misura sul marito. Io ho misurato la moglie e so chi è il marito. Dove sta il problema? E che è l'errore concettuale che ha fatto Einstein? Dove sta il problema? Un po' più sottile la spiegazione. E questa è a fortuna, questa si chiama calcolo delle probabilità. Il problema di fondo è il seguente. No, il problema di fondo è il seguente. Allora, io prendo le coppie e le separo, esce solo una coppia da questa stanza, che non so chi sia. Quindi io vedo la moglie e dall'anello capisco chi è il marito. Però non ho fatto una misura sul marito. C'è una prima cosa che uno potrebbe dire, una spiegazione. La moglie dice al marito, sono io, sei tu. Quindi dà un'informazione e lui dice... devi essere tu e quindi si trasforma nel marito. Per fare questo deve andare più veloce della luce. Deve andare più veloce della luce, altrimenti se io li metto sufficientemente distanti loro non possono parlare. Quindi io mi metto a una distanza tale che la moglie non può comunicare al marito queste informazioni in tempi rapidi. Quindi occorre un certo tempo. Quindi la moglie non può dire al marito, dici come ti chiami. Non glielo può dire. E nemmeno dice fabbricati un anello di un certo tipo. Non è possibile. Quindi... che sto ignorando, sto escludendo che si possa andare più veloci della luce. D'altro canto, io so Einstein, ho detto un attimo fa che non si va più veloce della luce, sarebbe una contraddizione in termini ammettere che si possa andare più veloce della luce. Escludiamo questa situazione qua. Allora, la spiegazione dove sta? La spiegazione sta nel fatto che moglie e marito identificano lo stesso stato, è un unico stato quantistico, che viaggia insieme. Sono loro. Se tu misuri un pezzo, hai misurato tutto lo stato. Perché quello è un pezzo di un unico stato. Marito e moglie in maniera indissolubile sono riuniti da vincolo del matrimonio e sono loro. Quindi tu non stai misurando la moglie separata dal marito, stai misurando un pezzo del sistema che dà l'informazione su tutto quanto il sistema. E questo è l'errore che commetteva Einstein. Gli stati, come si dice in linguaggio sofisticato, sono entangled all'inglese, sono ingarbugliati, sono correlati. E lo stato è unico, non è separabile. Se era separabile allora aveva ragione Einstein, ma non è separabile, è lo stesso stato. D'accordo? Quindi questo è il risultato. Quindi Einstein su questo non aveva ragione. Allora, conclusione, e questa è la conclusione anche del gatto di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger è vivo e morto quando ha fatto l'operazione di misura. La realtà del gatto deriva dalla misura. Nel momento in cui fate la misura potete dire che cosa accade, ma prima potete soltanto dire che il gatto può essere sia vivo che morto. Che non significa che il gatto da qua è vivo e da sotto è morto. Scordatevelo. Sono due stati, come si dice, che conoscete, ortogonali, non sono incompatibili. Come è incompatibile la seduta su una sedia piuttosto che un'altra? Tu uno stai, da una parte stai. C'è la probabilità che stai da una parte o dall'altra, questo sì, ma sono incompatibili. L'apertura della scatola, l'apertura della porta, rende reale il sistema. Reale significa, so esattamente dove sta. So che il gatto è vivo perché è scappato via, so che è morto perché non è scappato via. Ma è l'operazione di misura che rende reale il gatto. E quindi la luna è reale perché la guardate. Se non la guardate non è reale. Dove? Appunto, si perde di romanticismo in tutto questo. Però, insomma, il senso è un senso quantistico. Stiamo banalizzando un oggetto quantistico, lo trasformiamo un oggetto classico, un oggetto quantistico, però il senso è che la misura diventa prioritaria e diventa prioritaria a posteriori. A priori ci buttate tutto dentro, perciò lo stato è più vago, perciò c'è un principio di indeterminazione, perché l'informazione sul vostro sistema è eterea,
Ci buttate tutto dentro per... Già, ci buttate, non sbagliate sicuro. Questo è il senso della meccanica quantistica. Quindi non è una teoria probabilistica se non a priori, e a posteriori è una teoria assolutamente deterministica. Con delle sofisticazioni, vabbè, uno deve pure... è finito. Va bene.